Governatore Fedriga, il mercato immobiliare va certo un po' per conto suo, però la Regione lo può stimolare, lo stimola con il piano casa che ha anche una finalità di stabilizzazione sociale importante. Sì, noi abbiamo messo quasi 38 milioni di euro su tutte le misure per la casa e pensiamo che appunto sia una di quella parte dell'economia che possono, soprattutto nei momenti magari di difficoltà globalizzata, tenere in piedi il sistema produttivo di un territorio, in questo caso ovviamente di Regione Friuli Venezia Giulia. Non soltanto abbiamo operato sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista di forti semplificazioni per investimenti che riguardano ampliamenti, soprattutto nel comparto turistico. Vogliamo far lavorare tutte le imprese edilizie, vogliamo cercare di far sì che le imprese edili della nostra regione possano trovare delle soluzioni di vantaggio rispetto ad altri territori nell'investire e nel credere nel futuro.